Siamo qui oggi e la nostra collaborazione all'organizzazione dell'Assise lo testimonia per manifestarvi l'impegno della Regione Sardegna nell'investire sul capitale umano, unica risorsa che, come ha sottolineato in più occasioni il Presidente Capellacci, non si può delocalizzare. Crediamo nel rinnovamento, nell'innovazione e nella qualità del progresso, pronti a cogliere le sfide di quella necessaria modernizzazione che ci chiama a confrontarci oramai con il globale piuttosto che con il locale. La Sardegna, che da sempre sconta un gap infrastrutturale dovuto alla condizione di insularità, necessita di risposte adeguate alla sempre maggiore richiesta di servizi di nuova generazione. E quanto emerge anche nella scuola, ciò che vedo io tutti i giorni visitando le scuole sarde, tutto ciò che emerge anche nei tavoli interistituzionali, in tutti i momenti di concertazione e di confronto che stiamo operando per migliorare il livello di istruzione della Sardegna. Un appello a cui la Sardegna, più di ogni altra regione italiana, ha risposto prontamente per soddisfare il bisogno di progresso e di miglioramento della qualità della vita attraverso le tecnologie più avanzate. I primi risultati dell'azione innovatrice del governo regionale si vedranno già a partire dal prossimo anno scolastico con l'avvio del progetto Scuola Digitale, in cui la scelta della Regione Sardegna di investire sul capitale umano si tradurrà nella sperimentazione di percorsi didattici innovativi basati sia sull'uso di strumenti digitali fortemente interattivi, quale lavagne elettroniche, PC e altri ausili, sia sul coinvolgimento dei docenti, protagonisti di una vera e propria trasformazione del tradizionale metodo di insegnamento con la lezione frontale. L'ultimo rapporto sulla scuola in Italia 2010, curato dalla Fondazione Agnelli, parla chiaro e rimarca lo scollamento, la simmetria fra le diffusioni delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel contesto quotidiano rispetto all'uso che ne viene fatto nelle aule scolastiche, dove in media è a disposizione delle attività didattiche un computer ogni 10 studenti. Ecco allora che, seppure solo attraverso conferme empiriche, appare evidente come la consolidata familiarità con gli strumenti informatici contribuisca significativamente alla crescita del rendimento scolastico e stimolare l'interesse e le motivazioni dei ragazzi, fattori essenziali per contrastare il fenomeno degli abbandoni. La struttura attuale del sistema formativo produce infatti risultati ancora troppo distanti dalla realtà effettiva della società nella quale i giovani dovranno inserirsi, soprattutto per il distacco sempre maggiore tra le modalità operative di tale sistema e quelle reali della società, con conseguenze sul fenomeno della dispersione scolastica e formativa che da qualche anno caratterizza in negativo l'andamento della scuola sarda. Risulta quindi di strategica importanza la digitalizzazione della scuola sarda, che ha anche come obiettivo quello di estendere, implementare e sviluppare le iniziative del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione, quali l'introduzione in fase sperimentale di strumenti digitali fortemente interattivi, come appunto le lavagne elettroniche e altri ausili, con il correlativo coinvolgimento di numerosi insegnanti in formazione, l'attivazione di una serie di servizi innovativi, quali l'utilizzo di metodologie didattiche che fruiscono dell'ausilio delle nuove tecnologie, all'integrazione di tradizionali metodi di apprendimento che consentano un capillare e continuo scambio di informazioni tra la scuola e la famiglia, come pagelle certificate online, registro elettronico in classe, la comunicazione tramite SMS alle famiglie delle assenze degli studenti. Va inoltre segnalato che la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, numero 16 del febbraio del 2008, prevede, in applicazione dell'articolo 15 della legge 133 dello stesso anno, che i libri di testo siano prodotti nella versione a stampa online, scaricabile da internet e mista. A partire dal prossimo anno scolastico va dunque attuata la
progressiva transizione ai libri di testo online in versione mista e a partire dall'anno scolastico 2011-2012 i collegi dei docenti potranno adottare esclusivamente libri utilizzati nelle versioni online scaricabili da internet. Prendendo atto della innovazione che si va prefigurando nel mondo della scuola, è importante sottolineare come la Sardegna risulti essere il contesto ideale per l'attuazione di un progetto integrato di scuola digitale che, anticipando i tempi rispetto a quanto previsto a livello nazionale, produca una crescita qualitativa del sistema regionale di istruzione. La digitalizzazione della scuola che si appresta ad essere sperimentata in tutti gli istituti scolastici dell'isola, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, può contare tra l'altro sull'estensione della banda larga in tutti i paesi sardi e sulla presenza di un anello di fibra ottica che già oggi connette tutti gli edifici della regione e che include, in un futuro ormai prossimo, il collegamento di un'istituzione scolastica. Tutto questo perché riteniamo che allo stato attuale investire in istruzione rappresenta una necessità per offrire ai ragazzi e all'intero sistema educativo opportunità di miglioramento didattico che consentano di raggiungere i più elevati risultati di apprendimento e formazione. L'innovazione però in Sardegna non entrerà solo in classe, ma interesserà anche i beni e le attività culturali. Un patrimonio unico a tratti inestimabile, fatto di luoghi e spazi d'arte, paesaggi e ambiente che si integrano con i saperi, con le tradizioni, con una cultura che esiste e che aspetta solo di essere valorizzata e resa disponibile per la più ampia fruizione collettiva. Salvaguardia e miglioramento, tutela e promozione si coniugano per portare progresso, non solo economico, ma anche sociale e civile al servizio della comunità. Innovare è anche questo, e la Regione è pronta a rivoluzionare la gestione complessiva dei beni culturali con una nuova filosofia che punti soprattutto a riconoscere la ricchezza del proprio patrimonio, a metterlo in mostra, a rivalutarlo e esporlo con l'intento di creare sviluppo, turismo, occupazione, crescita scientifica e tecnologica. La cultura come ricchezza da valorizzare, ma non prima di avere una conoscenza reale ed effettiva, anche quantitativa e non solo qualitativa, del bene esistente. È in quest'ambito che si inquadra l'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per la catalogazione dei beni culturali e la costituzione del sistema informativo integrato del patrimonio culturale della Sardegna. Si concluderanno a breve i lavori per la documentazione, divulgazione e realizzazione del sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura. Il progetto Patrimonio Culturale della Sardegna, che prevede la fornitura di oltre 170 PC con arredi informatici, l'installazione di processi virtuali, 150 percorsi di rappresentazioni tridimensionali di reperti e di documentari, da realizzare sui luoghi, siti e monumenti, identificati come le 26 porte del territorio, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale regionale e locale, offrendo ai visitatori informazioni, conoscenze, servizi e nuovi prodotti diversificati e particolarmente significativi. Infine, in avvio alla conclusione di questo intervento, è previsto in tempi brevi l'avvio del progetto Patrimonio Culturale Sardegna Virtuale per promuovere il territorio della Sardegna attraverso la ricostruzione tridimensionale dei più importanti e significativi luoghi e istituti della cultura, oggi solo parzialmente visibili e quindi riproposti anche nella loro fase originaria grazie allo studio storico-archeologico e artistico a carattere scientifico. Saranno strumenti per la comprensione dei luoghi della cultura, oggi appunto parzialmente visibili, e la cui fruibilità, spesso compromessa anche da tante criticità, risponderà al fatto che i beni culturali non sono un fatto privato, ma un bene di tutti. Vi ringrazio per l'attenzione.